Ci troviamo presso l'hotel Villa Sturzo dove, come avevamo accennato, oggi lunedì 23 dicembre la società USA Sport sta festeggiando con tutti i ragazzi della scuola calcio, ma non solo, ci sono anche le squadre delle ragazze, ci sono anche tre ospiti del CARA che giocano con voi, che stanno ricevendo dei bellissimi pensieri, per festeggiare questo Natale con voi e quindi come augurio principalmente. Sì, diciamo che nonostante le difficoltà del momento abbiamo fatto uno sforzo grazie alla collaborazione dei nostri dirigenti, ma in primis da Massimo Turrisi, che effettivamente si è prodigato per la riuscita di questa festa. È importante per i bambini perché si sentono solo lamentele, si sentono solo problemi, crisi, difficoltà, e questo invece deve essere un momento magico, un momento bello da ricordare anche negli anni futuri. Quindi l'abbiamo voluto fortemente e abbiamo visto che le famiglie e i bambini lo apprezzano tanto. State facendo una tombola, diciamo così, quindi dei numeri. Sì, è per animare, ci saranno regali per tutti, per animare un po' il desiderio e per far sì che sia una tombolata a tutti gli effetti abbiamo ritenuto di fare il sorteggio come modo di distribuzione. A questo punto gli auguri finali, insomma, decisivi, visto che comunque si sono chiuse un pochino, vogliamo ricordare un attimo soltanto come sono andate le ultime partite? Sì, diciamo che ci siamo lasciati con la prima squadra che riposava. Juniores ha riposato anche, hanno riposato, e poi gli allievi regionali non hanno giocato per maltempo e i giovanissimi hanno pareggiato 3 pari in casa. Abbiamo chiuso bene l'anno e adesso già si stanno allenando per un inizio 2014 duro e faticoso. Stiamo promettendo obiettivi importanti e ce la stanno mettendo tutti in tutte le categorie. Adesso quando riprenderete come scuola calcio? Mi pare dopo la Befana, quindi il 7 o l'8, non mi ricordo. Mentre ci sono le squadre che giocheranno già anche la prossima settimana? Partite non ce ne sarà più, se non sbaglio, tranne c'è un torneo organizzato il 4 gennaio per tutta la scuola calcio, dove ci sono squadre di Belpasso, Niscemi, Ramacca, ci sono diverse associazioni dove si farà un piccolo torneo di mattina e poi ci sarà l'escursione per vedere i presepi e il pranzo di Natale, di Capodanno per tutti i bambini, mentre la prima squadra e tutte le categorie agonistiche continuano ad allenarsi, stanno facendo richiamo di preparazione perché il 5 già si riparte e si deve partire preparati bene. Bene, a questo punto rifacciamo gli auguri perché appunto è veramente l'ultima volta che per quest'anno ci incontriamo televisivamente, poi ci rivedremo l'anno prossimo. Sì, approfitto per fare gli auguri a tutti i telespettatori, alla TV, a Pino Cascino che da tanto che non ci vediamo e a tutta la redazione. Grazie. Volevo in questa occasione del Natale ricordare a noi grandi che la festa del Natale appartiene di più a voi bambini, a voi ragazzi, perché voi siete più vicini all'età di Gesù, cioè dire, siete più innocenti di noi, siete più carini. E non a caso Gesù ha scelto per manifestarsi non il volto di uno grande che magari, ecco, ognuno poteva prendere posizione, ma ha scelto il volto e l'espressione di un bambino, per cui ispira tenerezza, dolcezza a chiunque. Quindi in questo senso sono molto contento che voi ragazzi, ecco, riuscite a dare un tocco di calore, di colore al nostro Natale. Lo sapete, forse l'avete sentito anche voi dire, che stiamo vivendo un momento grigio, un momento buio, un momento di difficoltà. Però quando noi grandi vediamo voi, vediamo il vostro sorriso, la vostra innocenza, allora siamo presi dalla fiducia, dalla speranza, perché crediamo che un futuro sia possibile. Io vorrei ringraziare tutti coloro che si prendono cura di voi, anche con gli allenamenti, con lo sport, perché sono tutti modi per farci sentire più uniti, per farci sentire più vicini. Quindi l'augurio che vi faccio è che tutte le esperienze che fate, ecco, le possiate conservare, perché non dimenticatelo mai, nella vita serve tutto. Ecco, accumulate esperienze, accumulate incontri, accumulate amicizia, accumulate tenerezza, perché questo un giorno, prima o poi, vi servirà nella vita per continuare a sperare, a credere, nonostante certi passaggi difficili. Quindi l'augurio che vi faccio in questo Natale è
siccome a Natale c'è di tutto, c'è la notte, c'è il freddo, ma ci sono anche le stelle, c'è anche la gioia, ci sono anche gli angeli, voi occupate un posto privilegiato, perché se nel nostro immaginario di noi grandi dobbiamo darvi un nome, sicuramente anche se voltandovi non vedremo spuntare tutte ecco, le ali, siete voi gli angeli di questo ecco, nuovo Natale, perché il Natale non è soltanto quello di 2000 anni fa, è Natale anche oggi e noi vi ringraziamo che attraverso la vostra voce, i vostri volti ci giunge lo stesso annunzio di gioia, di pace, di allegria che gli angeli sono stati capaci di portare a quel mondo, a quella notte e a quegli uomini. Quindi vorrei che noi grandi facessimo un grande applauso a voi ragazzi.